Salve, mi chiamo Marcel Minga. Forse vi ricorderete di me per capolavori come Dix. I rapporti fra Cuba e l'Albania erano molto buoni. Oppure Oreste il gigante. Bene, quest'oggi parleremo, tanto per cambiare, di schiavitù. Da qui, dalle nostre terre, lì per esempio si vedono, ci sono delle terrazzi, no? Che hanno fatto con sassi per fare in modo di coltivare qualcosa. Tutti questi boschi qua prima erano coltivati, ragazzi, però loro ci hanno portato via da qua, ci hanno messo nelle città dove ti danno tutto senza nessuno sforzo. Il prezzo da pagare è che sei solo, però, come un cane. Non c'è più la vita sociale che anche se era in feudalismo, che comunque c'avevi sempre un tuo padrone, comunque la vita sociale era molto diversa, era più viva. Quindi, il fatto quindi che la gente riesce a fare questo ingranaggio senza problemi, a stare da sola come un cane, ad avere il cane piuttosto che un amico, è perché dentro di loro sanno che non possono più tornare qua. Sarebbero tutti soli qua. Contro tutti. Perché il sistema ha fatto in modo per dire in questo paesino dove sto io adesso non ci sono negozi. Tu dici, vabbè, comincia a zappare, sì, fai qualcosa, ma non puoi essere indipendente al 100%. Quindi il sistema ha fatto in modo di tirarci via da là, metterci lì nella macchina. E l'unico modo per sopravvivere è lavorare per la macchina, altrimenti non ti dai i soldini. E una volta che lo schiavo riesce a riempire solo la pancia, quindi riesce a riempire la pancia, ma non lo spirito, cioè che tutte quelle cose che non si toccano, quindi amicizia, amore, tutto quanto, quell'altra parte non è vuota. E quindi per questo fanno cose distruttive, per dire, si drogano, cercano di alzare questo livello di dopamina in modo sintetico, ma non è la stessa cosa. Quindi ci sono riusciti, appunto, piano piano, vendendoli come ha fatto il serpente, no? Con la mela. Ecco la mela. Mangiala, non ti succede niente. Ecco il supermercato. Vai lì, mangia, non ti succede niente. Devi solo lavorare per 8 ore, devi leccare il culo, devi ridere al tuo boss, devi diventare un ingranaggio nella macchina. Ma per il resto andrà tutto bene. Ti daremo noi tutte le distrazioni per farti stare solo senza nessun problema. Quindi, per combattere questo mostro che loro hanno creato, che è questa macchina enorme, con eserciti, tutti, questi zombie, che dopo il 2020 abbiamo visto che cazzo sarebbero capaci di fare pur di prendere i soldini, beh, lì ti rendi conto che questa gente non è più viva. Perché quando ci parli tu con questa gente, perché ci parlo certe volte, loro ti dicono: non me ne frega niente, proprio sti cazzi che muoio. Se divento ariano, no? Se prendo il succo magico. Sti cazzi, te lo dicono proprio in faccia. Quindi una persona che non gliene frega niente di morire. Ma non voglio dire che io sto in una bolla perché ho paura di morire, però loro proprio sono autodistruttivi e non gliene frega niente. Cosa fare con una persona in quello stato là? Non lo devi nemmeno considerare.
Per dire, no, questa gente che ci controlla sa che c'è una piccolissima percentuale di gente come noi, siete con me, che gli va molto stretta questa macchina e potrebbero benissimo darci un pezzo di queste montagne qua, da quella montagna là, fino a questa montagna qua è tutto vostro. Complottisti del cazzo, mettetevi qua, non rompeteci i coglioni. Ma no, anche se nemmeno in quel caso lì io sarei, mi fiderei di questa gente, perché loro ormai hanno questa macchina, tecnologia talmente avanzata che riescono a influenzare la tua vita, anche se sembri che stai così isolato, indipendente. Però comunque sì, loro non te lo lasciano fare questa cosa di staccarti dalla macchina, così nemmeno influenziamo i loro zombie, no? Nemmeno stiamo lì a perdere tempo, cosa che non è una perdita di tempo, arrivati dopo il 2020, insomma, dopo che abbiamo visto in che stato sono. E quindi a quel punto, perché noi potremmo dare, vivendo qui, no? In questa bellissima vallata qua, per dire, no? Ma non si vede molto bene, magari. Tutto vostro. Qui ci sono risorse che se ti fai il culo, hai legna. Però ovvio loro ti dicono, ma tu, voi complottisti, state bruciando legna lì. Non ci siamo. Non ci siamo complottisti, state distruggendo la terra. Arrivano i missili, arrivano. Dobbiamo distruggere i complottisti. Capite perché non può funzionare, cioè perché non ci lasciano tipo una nostra parte tranquilli? No, questo è un mondo iperconnesso dove se tu fai una scorreggia qua in mezzo alle montagne stai provocando l'uragano di là, nelle smart cities. E quindi come combattere questa macchina? Per combattere questa macchina qualsiasi opzione vi daranno per contrastare questa macchina, e per questo io dico, volete che debunchi questo, volete che vi smascheri questo, sono tutti zozzoni, perché tutti ti offrono come diventare un ingranaggio, come diventare un ingranaggio, ok? E oh, sì. E quando tu diventi un ingranaggio, non sei più umano. Ora, molta gente si trova bene a diventare un soldatino e si uniscono a questi truthers, a questi guerrieri, a questi gruppi così che sembrano contro il sistema, che ripeto, per combattere il sistema che è una macchina enorme, fatta da individui che non contano un cazzo. Cosa cazzo conta un soldatino là per loro? Niente, è un numero. Però lui gli dà la forza perché sono tanti. E anzi, loro, come ho fatto vedere con Platone, loro vogliono che anche la vita, quando nasce un essere umano, deve essere cresciuto nella comunità. Cioè già dall'inizio ti vogliono far diventare un ingranaggio, non più l'amore di tua madre e anche di tuo padre, fra una schiaffa. Il padre dimostra il suo amore in un altro modo, però serve anche quello. Serve anche quello perché, ecco, qui in Italia, per dire, avete avuto un assaggio di cosa significa vivere solo con l'amore di vostra madre. Siete diventati tutti mosci. Io dico siete, ma per dire, no, io purtroppo parlo troppo male dell'Italia perché ho ancora questa idea così nel mio immaginario, l'Albania è ancora quella che l'ho lasciata, ma gli albanesi sono peggio degli italiani. Ma non voglio aizzare le cose, il razzismo, cazzo, perché sono anni che gli albanesi vengono nel mio canale, vedono quei 2 o 3 video che parlano dell'Albania. Hanno migliaia di visite, centinaia di migliaia di visite quei video, e
e nessuno mi ha mai contattato. Gli albanesi vivono qui, io parlo in italiano e in inglese. Nessuno mi ha mai contattato, mai, zero. C'ho il 666, zero, anche un occhio. Quindi, per questo non faccio. Quindi sì, io posso essere un po', può sembrare che magari ce l'ho con gli italiani, ma stiamo tutti messi male. E quindi, come combattere questo mostro? Niente, l'unico. Io non vedo come poter, perché io non riesco, per dire, a diventare un soldatino. Ah, se volete. Però neanche tipo a comandare la gente a fare cose da macchina. Quando tu hai in mente fare cose in grande, non vedi più, vedi i numeri. E quindi cosa fare? Questa macchina sta diventando sempre più invadente, diciamo, no? E questi zombie sono sempre più obbedienti a questa macchina. Cosa fare? C'è chi ha spento il cervello e dice che Gesù li salverà. E poi quelli che hanno veramente spento il cervello sono i zombie che pensano che la scienza li salverà. Roberta, io non ho perso la fede. Con quella cosa che è successa con Eliseo. Anzi, io ringrazio Eliseo per una cosa: mi ha tolto la paura nel 2020. Io stavo piangendo come un bambino perché sapevo quello che sarebbe successo. Eh? Ho già detto questo. E lo ringrazio, anche se non ci parlo più con lui adesso perché secondo me è troppo esagerato. Se lui dice che Gesù arriverà e tutte queste cazzate, che ovviamente non sono vere. Però ovviamente siccome c'è gente che è debole, quindi non riesce a immaginare che l'unico modo qua per contrastare questi mostri è purtroppo diventare anche noi una macchina, cosa che io dico, però non riuscirei a fare. Non riuscirei ad essere una macchina. Per questo ho preferito lasciare la merda di città là dove vedo ingranaggi tutto il giorno e venire qua. La natura qua, lì nella borsa ho raccolto le solite mele, così c'ho frutta gratis. Ho raccolto un po' di legna morta, così c'ho anche legna gratis, energia, caldo, tutto in casa. Questo è il massimo che si riesce a fare oggi. Sono indipendente? Of course not. Quindi sì, Eliseo lo ringrazio comunque sia, però secondo me lui purtroppo è matto. Perché ti dice che Gesù sta arrivando. Sarebbe bellissimo questo, ragazzi, sognare. Però la verità è che se noi purtroppo non usiamo la testa, questa gente ci farà fuori. Mi spiace. Ora cambiamo l'inquadratura che mi si è stancata la mano. Quindi là, tu Roberta, tu mi hai detto, mi dispiace che hai perso la fede dopo questa cosa che ti è successa a Eliseo. No! Questo filo di erba che ho raccolto adesso è più complesso che il tuo cervello può mai immaginare. Questo filo d'erba. Come questo filo d'erba? Guarda che roba. Guarda l'albero qua col gelo, col freddo, poi rinasce a primavera. Riesce a resistere col gelo. Adesso c'è il sole e posso stare così, ma qui fa veramente freddo, qui c'è la neve, eh? Quando fa freddo qua. Ecco, questi esseri viventi qua riescono a sopravvivere a tutto questo. In un seme c'è un libro su come farlo, su come i loro comuni uno con l'altro, per dire. Questi alberi qua. Muoiono e si trasformano in cibo. C'è bisogno di perdere la fede? Come ho detto nell'ultimo video, perché è stato un po' meccanico come è stato
come l'ho narrato, diciamo che io non sono bravo a narrare, diciamo. Ho fatto la traduzione di questo pezzo che ha letto Bill Cooper. Aristotele diceva che se tu vedi la natura, lì vedi Dio, perché è talmente ovvio che qualcuno di impressionante ha fatto questa roba. Ha fatto questa roba. Ma a parte me, insomma, che cado a pezzi, tutto quanto. Però, ragazzi, noi apriamo la bocca, entra il cibo e succedono magie. Non sappiamo come cazzo succedono. E quindi io non ho perso la fede in Dio, però so anche che Dio ha fatto in modo che noi fossimo come dei dèi, perché ci dà la possibilità di creare la vita. Però quando siamo arrivati al punto dove a noi non ce ne frega niente della vita ormai, finita. Non c'è più quel piacere di sacrificarti per creare una vita, per dire. Mo non voglio fare nomi, però chiunque secondo me non capisce l'importanza di sacrificarti per creare anche tu una vita, per dare indietro quello che hai ricevuto. È in uno stato distruttivo ormai. Quindi, Roberta, io non ho perso la fede in Dio. Dio ci ha fatto un cervello, ci dice usatelo. Non posso intervenire perché altrimenti non sareste liberi. Prego. Siete tutti stronzi, quelli che vi controllano sono stronzi come voi, cacano come voi, puzzano come voi, sono stupidi come voi, hanno un cervello della stessa grandezza di voi. Usatelo. Però voi cosa fate? Uff, spengo il cervello, ci pensa la scienza, ci pensa Dio. Ah no, tranquillo ragazzo, tranquillo. Arriva Gesù adesso, non dovete fare niente ragazzi, fermi, fermi. Ah, anche se mi avveleno, Gesù mi pulisce, non mi avvelena, non dovete fare niente. Allarme? Un'altra volta a mezzogiorno, eh? Abbiamo beccato la sirena un'altra volta. Non si scappa la Matrix, ragazzi. Il malato di mente ha messo la sirena da guerra anche qui in mezzo alle montagne. Così ti ricordi sempre dove ti trovi. Ma è bello quando finisce perché c'è il cambio di frequenza. Con l'eco e tutto, proprio che ti entra proprio nel DNA, quell'ingranaggio che devi essere. Ora, ragazzi, questo è stato il pensiero mio, una macchina, no? Quindi l'unica speranza è combattere magari questa macchina, però senza diventare macchina noi stessi. Quindi aiutatemi, ragazzi, cioè se avete pensieri, cose, non mi fate parlare da solo. Cerchiamo di come vedete, ragazzi, siamo noi che dobbiamo pensare. Non c'è nessun altro, ragazzi, a nessuno gliene fotte un cazzo. Le uniche alternative che vediamo sono come creare altre macchine, che ovviamente sono tutte trappole. Io invece sarei per combattere in piccoli gruppi. Così rimane la nostra umanità. Perché appena diventiamo un gruppo grosso, diventi un numero. Se sei un numero, non sei più uomo. Per questo l'uomo 666, no? È un numero. Possiamo chiudere qua, che è stato proprio
un buon punto per chiudere. Vediamo un po'. Qui c'è legna e qui ci sono mele, ragazzi, non ci credete? Tante belle mele gialle, vediamo un po' se riusciamo a farle vedere. Ecco una melina. Sì, sono piccole, sì, sono marce, ma a me vanno benissimo. Pecorella. Sono più marce quelle che sembrano buone, pecorella. Montagne di Abruzzo, vi saluto, alla prossima. Ecco, ho fatto la spesa al bosco. Piace? Tutto gratis. Allora, parliamo un secondo di questa Bibbia, no? Che può essere usata per dire che dobbiamo mangiare tutti vegani. C'è la vicina qua, non vorrei fare il pazzo. Cioè, può essere usato questo libro per giustificare che dobbiamo essere tutti vegani. C'è gente che lo fa. Io mi ricordo, vedevo un avventista, quelli che si avventano, che diceva che ah, lo vedi che c'è scritto nella Bibbia che noi dobbiamo mangiare solo, non dobbiamo mangiare carne. Può essere usata da chi mangia carne per dire che dobbiamo mangiare carne. C'è qualcosa che non va qua, c'è questo libro, no? Se Dio avesse scritto questo libro doveva essere inequivocabile. Sarebbe stato un po' più preciso, no? Però può essere usata per dire che i neri sono il popolo scelto da Dio. The black Israelites, you know? Oh no, sono i bianchi il popolo scelto da Dio. Tutto questo nella Bibbia, eh? Ah, può essere usato per dire che Gesù sta per arrivare. No, Gesù è già arrivato, non, è già arrivato una volta, due volte, basta. Quindi può essere usata per dire una cosa è il contrario di quella cosa, senza problemi. Quindi è come se tu, che ne so, hai questo per dire, hai questo, e mentre stai usando, boom, diventa un ombrello. What the fuck? Oppure mentre lo stai usando, diventa una bottiglia. What the fuck, bro? Ora si può dire anche che è l'uomo che è stronzo, che non usando il cervello, cade in queste interpretazioni però sembrerebbe, è come se avessero lasciato libera interpretazione e possibilità di prendere questa Bibbia e far dire quello che vuoi tu, proprio per dividerci. Sembrerebbe, non voglio dire niente. E detto questo, io credo in Dio, però ragazzi, vedendo questi mostri come giocano con i media adesso, ragazzi, i media di allora era la Bibbia, ragazzi, quindi un po' di attenzione bisogna farla, no? Certo, ovviamente loro nella Bibbia dovevano mettere anche un po' di dolce, no? Col veleno, ovvio. E quindi lì nella Bibbia ci sono tante, tantissime cose, che sono buone e possono essere usate per crescere. Però ecco, Romani 13 per dire che insomma paga le tasse, gli uomini scelti per governare sono scelti da Dio, quindi non li devi toccare.